per cominciare. Radio Tausia. E vi ricordiamo che la migliore musica è solo qui da noi. Direttamente dagli studi di Radio Tausia sta per cominciare. Hey, I heard you are a wild one. In diretta ogni sabato alle ore 20. 45 minuti di pura follia, notizie e tanta buona musica. Con Federico Morocutti. Kiko Sound Show su Radio Tausia. E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Tausia, benvenuti al Kiko Sound Show, il programma che va in onda ogni sabato, oggi in via esclusiva il venerdì, perché domani abbiamo impegni. Naturalmente sono in compagnia di DJ Evan, che non c'è, in compagnia di Vanessa, se vuole lasciare un saluto. Questa sera sono da solo in vostra compagnia. Mi hanno abbandonato tutti perché sono malati. Abbiamo anche gente che ci guarda in anonimo, che ridono da dietro. Quindi direi di cominciare questa fantastica serata in compagnia solo mia, lanciando il motivetto musicale di questo quarto d'ora. State ascoltando Kiko Sound Show su Radio Tausia. In questi primi 15 minuti ascolterete solo musica dance anni 80-90. E la canzone che abbiamo selezionato questa sera è del 1993. Abbiamo Confusion di Molala. We'll be right back.
Mulella con Confusion, un singolo del 1993. Parliamo un po' dell'artista, scopriamo chi è questo artista. È nato il 6 novembre 1964, inizia a 14 anni mixando musicassette per gli amici. È stato speaker come prima esperienza a Radio Country a Muggio. Comincia a fare il DJ nel 1984, il primo disco nel 1990, Yeah Voice lo chiama. Ora andiamo con la seconda canzone di questo quarto d'ora, vediamo se la riconoscete. È proprio lui, No Mercy con Where Do You Go. Era Where Do You Go di Mercy, un singolo del 1986. Si sente proprio la mancanza del resto del gruppo, perché qui in solitudine. Però continuiamo lo stesso. Andiamo con il jingle
diciamo non del quarto d'ora, ma il jingle musicale di questo momento. Questo è Kiko Sound Show su Radio Tausia. Nei prossimi 15 minuti ascolterete la migliore musica italiana selezionata da noi per voi. E oggi come migliore musica italiana selezionata da noi per voi abbiamo una canzone che ha fatto la storia. Era il 1977 Vecchioni con Samarcanda. 20:10 Kiko Sound Show su Radio Tausia. Bruciano le divise dentro il fuoco la sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto più presto perché passa a scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. C'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chino. Eri tra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Sbagli, ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità, era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là? L'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa, ho temuto che per ascoltar la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Eccoci tornati in diretta, questa era Samarcanda del 1977, cantata e scritta da Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno 1944, è un cantautore, è anche professore delle medie e delle scuole superiori. Allora, Samarcanda è una città, per chi se lo chiede, Samarcanda è una città dell'Uzbekistan. E l'etimologia di questa parola è fortezza di pietra, infatti è una delle città più antiche del mondo. E questa canzone racconta di questo soldato che vede questa nera signora che Vecchioni attribuisce alla morte e cerca di scappare in questa fortezza di pietra. Naturalmente è una bellissima canzone che ha fatto la storia della musica italiana. Ora abbiamo un DJ, sentite? Solo dal sound dovreste capire chi è. Sono le 20:14, c'è Kiko Sound Show su Radio Tausia. Andiamo con Narcotic. Suono libero,
Gigi D'Agostino. Penso sia una delle migliori canzoni dopo la Mort Jours di Gigi D'Agostino. Tornati in diretta alle 20:18, siete in compagnia di Federico Morocuti nel Kiko Sound Show. Ci fermiamo un attimo per un breve intermezzo pubblicitario. Radio Tausia, pubblicità. Ascolti questa radio e vuoi rimanere aggiornato su tutto quello che accade? Visita la nostra pagina Facebook su www.facebook.com/tausiapay. Ci tenevo a dirvi che fuori dal nostro studio si sente la pioggia che viene. Non so se riuscite a sentire. Non si sente niente. Benissimo, fantastico. Cosa fantastica queste perle di saggezza che mi lasciano senza mani anche me. Volevo ricordarvi che abbiamo aperto un profilo Facebook. Cercate Radio O con due O perché non ce lo accettava Facebook. Cercate Radio Tausia con due O e chiedeteci l'amicizia, così rimarrete aggiornati su tutti i nostri movimenti e anche sulle nuove magliette che abbiamo fatto. Metterò una foto, ho messo anche su Instagram una foto, ma sul mio profilo, quindi voi non, se non mi seguite non potete vederlo, ma metterò la foto delle nuove magliette che abbiamo fatte per noi dello staff. Sono davvero una cosa fantastica.
Naturalmente, motivo di molti telegiornali che ascoltate, se avete ascoltato, è la scomparsa di Dario Fo. Ieri il 13 ottobre è scomparso Dario Fo. 24 marzo 1926 era molte cose, a dire il vero, perché era un drammaturgo, attore, regista, scrittore, illustratore, scenografo e attivista italiano. Proprio non gliene mancava uno, perché doveva fare ancora l'imbianchino e qualcosa, e aveva fatto tutti i lavori possibili sul globo. È stato il vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1997 perché si è distinto per le sue opere letterarie. Naturalmente, come si fa a vincere il Nobel come lui? Lui ha scritto dei testi in volgare, in un volgare inventato da lui, in fin dei conti, perché il volgare è un tipo di italiano, diciamo, che usavano una volta, ma lui se l'è modificato mischiando il volgare fiorentino e il volgare lombardo, facendo tutto un mix, e infatti ha vinto il premio Nobel per la letteratura. È stato famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale. Infatti il figlio oggi è stato argomento anche di telegiornali. Il figlio oggi è andato, cioè, alla camera, essendo la camera ardente, ha rilasciato diciamo un'intervista, una frase che tutti adesso vanno a dargli l'ultimo saluto, ma molta gente ha voluto censurarlo per le cose che diceva. Infatti non gli sembra anche giusto da molta gente che tenta di salutarlo, perché hanno tentato di spezzargli le gambe, fermare la sua corsa, perché si un po' intrometteva con la satira politica. Però naturalmente è stato una grande persona. Infatti era sempre ieri che a Bob Dylan è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, anche a lui. Ma di questo parleremo dopo. Ora andiamo con Adrenaline Rush di JLBR. All my ladies, yeah. Party babies, party time, party time, it's got in our lockers, come find my line, party time, yeah, it's a fiesta.
Eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato Adrenaline Rush di DJ LBR. Siete sempre in compagnia di Kiko Sound, nonché Federico Morcutti, in diretta alle 20.25 su Radio Tausia nel Kiko Sound Show. Come avevo annunciato prima, adesso parleremo del premio Nobel che è stato assegnato a Bob Dylan. Infatti il Nobel per la letteratura 2016 è andato a Bob Dylan per aver creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. L'ha comunicato il comitato dei Nobel a Stoccolma. L'annuncio è stato ascoltato dal boato dei presenti, è stato accolto e ascoltato dai presenti che subito dopo hanno creato un boato enorme che l'hanno saputo prima del vincitore. Bob Dylan non sa ancora di aver vinto il premio Nobel per la letteratura, ha detto la segretaria dell'Accademia svedese. Sarà Dainus. Ok, parole strane buttate dentro. Nessuno ha avvertito la leggenda prima dell'annuncio. Che Dylan potesse vincere un Nobel era nell'aria, naturalmente. Da tempo, ma in pochi, avevano previsto che il comitato potesse decidere di estendere il prestigioso riconoscimento a un genere come la musica pop. Nel 2015 il premio, infatti, è stato assegnato alla bielorussa Sveltana Aksekcevic per aver creato polifonie che rappresentano un monumento alla sofferenza e coraggio al nostro tempo. Dylan ha conquistato il Nobel a 20 anni esatti dalla sua prima candidatura. È il primo americano dai tempi della scrittrice Toni Morrison nel 1993. E il suo nome da oggi si inserisce tra quelli di Saul Bellow, John Steinbeck, Ernest Hemingway. Fu il professore Gordon Bold, docente di letteratura dell'Università della Virginia, a indicare Dylan all'Accademia Reale Svedese come meritevole del premio nel settembre 1996. A quella prima candidatura se ne aggiunsero poi altre da studiosi americani da importanti università USA, ottenendo anche l'appoggio del poeta Allen Ginsberg. All'epoca di Bowl spiegò che Dylan era stato proposto per l'influenza che le sue canzoni e le sue liriche hanno avuto in tutto il mondo, elevando la musica a forma poetica contemporanea. Dai primi anni 2000 il nome Dylan è stato fatto più volte come possibile candidato. 12 anni fa il suo nome spaccò la giuria dei 18 membri a vita dell'antica istituzione di Stoccolma. Quello per la letteratura è l'ultimo dei Nobel ad essere annunciato quest'anno. I 6 premi saranno consegnati il 10 dicembre, anniversario della morte del fondatore Alfred Nobel, avvenuta nel 1896. Infatti Robert Aller Zimmermann, il nome originario, nome di battesimo di Bob Dylan, nato a Duluth il 24 maggio nel 1941, ha di nuovo spiazzato un mondo che non avrebbe scommesso sulla sua vittoria. Alla vigilia dell'assegnazione questa era offerta 16-1 dalla sigla Ladbrokes, ma fino a poche settimane fa il premio Nobel valeva 50 volte la scommessa, così come è stato per tutta la sua carriera. Oggi qualcuno ha storto il naso alla notizia, altri, la maggior parte, lo hanno trovato giusto, un riconoscimento meritato. Dylan, la storia della musica, l'ha plasmata davvero con le scelte sorprendenti, partendo dal folk, al quale che ancora tutti danno il suo volto giovane con l'armonica tra le labbra e i capelli spettinati, per virare poi di colpo con un'imprevedibile svolta elettrica negli anni 60, fino alla conversione al credo dei cristiani rinati o al recente approdo agli spot pubblicitari, Victoria's Secret compreso. Un ribelle che non ama salutare, un menestrello resta la definizione più stridente per descriverlo. Dylan viene criticato, resta amato e il pubblico paziente di fronte al genio è andato in massa anche alla sua recente performance al Desert Trip di Shohella, California, dove ovviamente ha di nuovo stravolto il suo repertorio. È salito sul palco senza salutare, è sceso nello stesso modo, dando le spalle, facendo spallucce. Un festival importante dove c'erano anche i Rolling Stones, Paul McCartney e Neil Young. Resta un gigante della cultura degli ultimi 50 anni, come ha detto Bruce Springsteen nel discorso a gennaio 1988. Alla cerimonia di inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame, Bob ha liberato le nostre menti nello stesso modo in cui Elvis ha liberato il nostro corpo. Ci ha dimostrato che il fatto che questa musica abbia una natura essenzialmente fisica non significa che sia contro l'intelletto. Infatti il 10 dicembre, non so se lo mostreranno, magari si troveranno i video in rete dove premeranno Bob Dylan come premio Nobel 2016 per la letteratura.
Andiamo con questa canzone che ormai ha fatto più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Che ne sanno i 2000? Gabri Ponte Fedda. Battissimo gol del Festival Bar. Ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke, dei Nirvana e dei Guns, della musica dance. Ma che ne sanno i 2000 e di quando alle tre c'era bim bum bam del Game Boy e di blu dabo di dabo da. L'estate sta finendo, il valore di quel tempo lo capiamo solamente quando lo perdiamo come Luigi Tenco. Mangio solo pizza, vita di provincia, vivo in una fogna, sono una tartaruga, sì ma sono una cazzo di tartaruga. Ricordatemi il mio tempo da bambino, quando Banderas era Zorro e non il panettiere del mulino. Quando ho cominciato, quando Capitano Cino non era DJ Francesco, era Bennato. Potessi rifare tutto quello che ho già fatto, tutto quello che oggi non posso fare più. Prenderei la vita dai 18 ai 24 e la metterei in loop, 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 loop. Battissimo gol del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke, dei Nirvana e dei Guns, della musica dance. Ma che ne sanno i 2000 e di quando alle tre c'era bim bum bam del Game Boy e di blu dabu di dabu da. Che ne sanno i 2000 del Mega Drive e Street Fighter. Che ne sanno i 2000 degli scherzi dalla cabina. Che ne sanno i 2000 di Trainspotting, di Cashiro, dell'Uomo Tigre, di Supercar, degli olandesi, del Milan. Ma che ne sanno i 2000. Della musica dance, ma che ne sanno i 2000 e di quando alle tre c'era bim bum bam del Game Boy e di blu dabu di dabu da. Eccoci tornati in diretta alle 20:34 nel Kiko Sound Show su Radio Tausia. Giravagavo su internet, qui sul web, e ho trovato una notizia davvero strana, però non posso dire vera senza lanciare questo jingle. Radio Tausia presenta Pazzolandia, le notizie più pazze del web. Ecco, le notizie più pazze del web. Ho trovato una notizia abbastanza strana, ma anche molto interessante. Trova l'amore chiamando un numero in bagno. Sì, è quello che è successo. Non è sicuramente la tipica storia romantica, ma se il fine giustifica i mezzi, è una storia che merita di essere raccontata. Quella di un camionista inglese, cinquantenne, che si chiama Mark Ellis, che è riuscito a trovare l'amore della sua vita chiamando un numero letto su un muro di un bagno pubblico, come su tutti i bagni pubblici si leggono. Stava andando a bere una birra con amici, quando nella strada verso il pub decise di usare un bagno pubblico. Sui muri i classici messaggi scritti a pennarello del tipo: se vuoi divertirti, chiama. Incuriosito
Incuriosito, il camionista manda un messaggio a uno dei numeri. Con sua grande sorpresa riceve una risposta e da lì ne nasce una conversazione. Tre giorni dopo Mark incontra una donna e la persona a cui appartiene il numero. Solo dopo tempo l'uomo, diciamo, dice come ha trovato il numero. E la donna non ne sapeva nulla e ha rapidamente capito che il suo ex fidanzato le aveva fatto uno scherzo. Eppure, grazie al suo ex, è nato un grande amore. Oggi Mark e Donna? Si chiama Donna, sì? Incontra Donna, pensavo fosse incontra una donna, va bene. È nato un grande amore. Oggi Mark e Donna si sono sposati e hanno due figli di 8 e 9 anni. Oh mio Dio. Queste sono le cose fantastiche che si trovano in rete, ma si trova anche di molto peggio, eh. Oggi è una puntata tranquilla e ora jingle musicale. Kiko Sound Show su Radio Tausia. In questo ultimo quarto d'ora ascolterete le hit del momento. Vivo nel presente. E come hit del momento ho scelto Libre di Alvaro Soler e Emma Marrone. Sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te. Una pared, una brocha, pintura, prefiero. Y dibujar el color lo que siento. Complicaciones sí, aburrimiento no. Y te quiero decir que no me siento solo. Tengo mi familia aquí, soy un terremoto. Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco. Tengo el lujo de elegir todo poco a poco. Sí, va, cuéntamelo. Prima una ombra que te segue, poi una porta que se chiude. Ma la cosa più importante è che adesso sono qua. Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te. Toccare le spalle, sta nel tuo dell'alma, vuole l'immaginazione. Vivo nel presente, mirando pa' frente. Amor y saber que he vivido y recordar la suerte que he tenido. Pise en el suelo, sí, nubes de azúcar, no. Y te escucho decir yeah. Primo nombre que te segue, poi una porta que se chiude. Ma la cosa più importante è che adesso sono qua. Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te. Toccare le spalle, sta nel tuo dell'alma, vuela l'immaginazione. Vivo nel presente, mirando pa' frente, libre di preoccupazione. Llevaré mi corazón, contigo quiero amanecer, mi mujer. Llévame en tu corazón, te llevaré mi corazón, contigo quiero amanecer, mi mujer. Vivo en el presente, viaggio con la mente que mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te. Toccare le spalle, sta nel tuo dell'alma, vuole l'immaginazione. Vivo nel presente, mirando pa' frente. Questo era Libre di Alvaro Soler e Emma Marrone, un singolo pubblicato il 9 settembre 2016, estratto dall'album Eterno Agosto. Emma Marrone, cantante,
fiorentina che è diventata famosa vincendo la nona edizione di Amici. Questa canzone è stata presentata al Wind Music Award 2011. Non può essere. È stata presentata al Wind Music Award 2016 il 6 e 7 giugno, che naturalmente avrete visto su un noto canale italiano, vero? Penso di sì, se seguite queste cose. Volevo dirvi che 90 anni fa usciva il primo, andava in onda, diciamo, il primo episodio di Winnie the Pooh nel 1986. E devo dire che questo cartone mi ha portato avanti per tutta l'infanzia. Avevo cassette registrate ovunque di Winnie the Pooh, compravo cassette, registravo tutte le puntate, di tutto, perché poi ho fatto anche le puntate. Nei miei anni, diciamo, dagli anni 2000 in poi. Se avete sentito un piatto, non sto mangiando, eh? No, non sto mangiando. 122 anni fa, attenzione, fu brevettato il Pandoro. Oddio, nel 1894. Per i più golosi, sapete che oggi avete da festeggiare, quindi, dato che adesso nei negozi, no, manca quasi un mesetto, qualcosa, un di più anche forse. A Natale mancano 50. Ho letto sul diario di scuola che mi segna quanti giorni mancano a Natale. Non manca tantissimo, quasi due mesetti. Cominciano già a girare i panettoni. Ci sono già i panettoni nei negozi. Va bene che si portano avanti, ma quando è Natale, il giorno dopo mettete le uova di Pasqua? Cioè, spiegatemi questa cosa. Che va bene che dovete vendere tutto quello che volete, però sì, non bisogna esagerare, dai. Quindi vi invito, siamo in chiusura, vi invito a chiederci l'amicizia su Facebook. Basta cercare Radio O Tausia, con due O come vi ho spiegato prima. La nostra pagina Facebook, www.facebook.com/tausiapage, la pagina del nostro paese, della nostra fantastica comunità, della nostra famiglia. Vi ricordo il sito per lo streaming, anche se siete connessi, www.spreaker.com/user/radiotausia. Potete anche scaricare l'applicazione se cercate Spreaker, Spreaker, se cercate Spreaker, diciamo in modo gergale, Spreaker. Sentite la pioggia? Vediamo se si sente. Sta venendo il disastro, sta arrivando l'apocalisse. Ci sarà già Noè, era quella dell'arca? Sì, l'arca di Noè, sì, esatto. Quel film famoso, un'impresa da Dio, fantastico, diciamo. Quindi siamo in chiusura, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e in compagnia, diciamo, virtuale degli altri due membri, degli altri due soggetti, uno malato, l'altra impegnata, ma la prossima volta saremo puntuali. Noi ci vediamo sabato, se tutto va bene, se no anticipiamo di un giorno o posticipiamo di un altro giorno, dipende, ma se restate collegati sui nostri social, abbiamo anche Twitter, chiocciola Radio Tausia, cercateci, @RadioTausia, diciamo, cercateci. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, ci sentiamo, da Kiko Sound è tutto, un ciao mandi grandissimo a tutti voi. Avete appena ascoltato Kiko Sound Show su Radio Tausia. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.